Nei giorni scorsi, attraverso il nostro servizio giornalistico, abbiamo dato voce alla drammatica testimonianza di Silvio Carcaterra, che ha raccontato quale calvario attraversa quotidianamente un malato oncologico e quale via crucis spesso rappresenta il doversi spostare dall'isola alla terraferma per controlli, terapie ed esami vari, disagi e sofferenze immani che potrebbero e soprattutto dovrebbero essere leniti attraverso un maggiore potenziamento sull'isola di Ischia del reparto di oncologia, sia per quanto concerne l'implemento di apparecchiature sanitarie, sia per quanto riguarda la presenza di specialisti del settore. Ebbene, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Forio, il dottor Mimmo Loffredo, consigliere comunale con delega alla sanità, ha proposto l'istituzione di un tavolo istituzionale che abbia il compito di lavorare per implementare il reparto di oncologia sull'isola d'Ischia, dando la possibilità, tra l'altro, ai malati oncologici isolani di poter effettuare sull'isola la radioterapia e la PET-TAC. Sì, tutta la maggioranza e anche la minoranza, devo dire la verità, tutti d'accordo nel dover migliorare la sanità sull'isola di Ischia. Abbiamo chiesto con una mozione, devo dire che anche la maggioranza ha approvato senza nessun problema questa nostra mozione, presentata dal sindaco Francesco Del Vecchio, dove praticamente chiediamo di istituire un tavolo tecnico in modo che tutti e sei i sindaci dell'isola di Ischia, cioè che avessero fatto una presa di coscienza dell'isola di Ischia, non soltanto di Forio o di altri comuni isolati, di istituire un tavolo tecnico dove praticamente noi chiediamo alla regione, alle istituzioni di poter fare delle innovazioni sanitarie sull'isola di Ischia. In primis dover istituire, avere la possibilità di fare la radioterapia sull'isola, di poter effettuare una PET-TAC sull'isola di Ischia, di aumentare, di amplificare, di potenziare il servizio sanitario domiciliare, perché non è più possibile che un paziente già sfortunato per essere colpito da una malattia così terribile come può essere un tumore, si deve recare tutte le mattine per fare la radioterapia a Napoli, con il dispendio economico, con lo stress proprio fisico, psicologico, voglio dire, è una cosa barbara quella che si fa, ma anche dal punto di vista economico non è più ammissibile che un cittadino isolano per andare a fare la radioterapia o per andare a fare una PET-TAC a Napoli, oltre, ripeto, allo spreco di tempo, deve anche spendere dei soldi. Non tutti sono in grado di poter spendere dei soldi per fare degli accertamenti. Molto spesso le persone non ci vanno, si trascurano, non fanno terapia, non fanno accertamenti. Non ultimi casi di quella giovane donna foriana colpita da tumore, poveretta, tutte le mattine doveva andare a proprie spese, aiutata dai familiari, a fare questa radioterapia a Napoli. È una cosa che non è più possibile. Quindi io, in questi altri 2 anni che ci restano di amministrazione, insieme, ripeto, a tutta la maggioranza e alla minoranza, ci impegniamo a poter risolvere queste problematiche sanitarie, soprattutto in vista dell'ampliamento dell'ospedale Pizzoli. Speriamo che si possa avere un buon reparto di oncologia, di nefrologia, che tanto ci serve. E quindi, ripeto, noi ci impegneremo con l'istituzione di un tavolo tecnico a poter affrontare questi problemi. Un'altra cosa importante da poter fare è il potenziamento dell'assistenza domiciliare. Io spesso vengo chiamato di sì negli orari più impensabili a dover assistere questi pazienti terminali, lasciati in balia dei propri parenti, che quasi sempre poi chiaramente alla fine ti portano in ospedale con dispendio economico per la sanità campana, col fatto che questi poveretti muoiono in piena solitudine, perché come sapete non possono essere assistiti da familiari. Allora voglio dire, una società civile, una società eccellente, come spesso viene definita, deve poter assistere i propri malati terminali presso il proprio domicilio, oppure istituire una casa di cura, una casa per assistere questi malati terminali. Però ripeto, la cosa importante noi dobbiamo cercare, perché ormai siamo 60.000 abitanti, non siamo più un isoletto, quindi faccio anche voglio anche sensibilizzare gli altri sindaci, perché una cosa è se ci muoviamo come comune di Forio, una cosa è che si muove tutta l'isola di Ischia per avere questi risultati, queste cose che, ripeto, per il momento non servono. Io non voglio fare l'uccello del malaugurio, non servono, ma prima o poi tutti avremo bisogno di questi problemi, tutti potremmo avere bisogno di questi problemi, e vi assicuro che è un grosso dispendio di energie e di soldi, e non tutti possono permettersi questo lusso, perché ormai la sanità è diventato un lusso per tutti.